Ok, proveremo a sollevare, ok, e portare in avanti. Basta. E a flettere. Questa è l'ultima fase, quella un po' più Non intensa di seguiamo mai. equilibrio. Ok? Non seguiamo mai. Però tu mettiti più avanti. Peccato di gioco. Sono 2 anni che mi fanno stressare. No, non voglio stare al centro. Io devo essere un po' rionda. Possiamo sentire solo la mia voce? Se vedi che stai cadendo, ti appoggi su di lei. Prima che caschi, ti appoggi su di lei. Hai fatto? Bene. Ok. E portare in avanti. Buongiorno e benvenuti a Un giorno, un allenamento. Oggi vi proporremo dei piccoli esercizi per imparare ed allenare l'equilibrio. Con noi ci sono sempre le nostre allieve. In particolar modo oggi starò vicino a Teresa, perché Teresa è reduce da un piccolo intervento fatto al ginocchio, quindi il suo obiettivo è quello di rafforzare muscolarmente le sue cosce, quindi il quadricipite e il femorale. Per questo, avendo questa muscolatura un po' più debole, starò vicino a lei per facilitare i suoi esercizi in equilibrio. Partiamo subito. Partiremo dalle gambe leggermente divaricate, sempre alla larghezza del nostro bacino. Portate le mani una vicino all'altra, in questo modo, gomiti alti, spingete le mani proprio una contro l'altra in modo tale da attivare la parete addominale che vi permetterà e faciliterà il vostro esercizio di equilibrio. Da questa posizione caricate il peso del corpo su una gamba, scegliete voi quale. Questa gamba deve essere leggermente flessa. E cominciamo a puntare con l'altra il pavimento e a provare a staccare semplicemente il piede dal pavimento. Qualche secondo e riappoggio. Tutto qui. Lo rifacciamo un paio di ripetizioni. Carico e stacco e riappoggio. Carico, stacco e riappoggio. Se riesco, mantengo la posizione, solleva Teresa, qualche secondo. Uno, due e riappoggio. Benissimo. Per intensificare ulteriormente, proverò sempre a caricare il peso sulla mia gamba, sollevando la gamba, la porterò in avanti e poi appoggio e ritorno. Quindi sollevo, la porto in avanti, appoggio e ritorno. Sollevo, la porto in avanti, appoggio avanti e poi striscio indietro. Quindi la gamba è aperta. Sollevo, la sposto in avanti, appoggio e ritorno. Sollevo, la porto in avanti, appoggio e ritorno. Ancora un'altra volta, la porto in avanti. E ritorno. Perché vi ho consigliato di mantenere le mani una vicino all'altra e non qui? Perché qui è più facile perdere la contrazione addominale. Invece, mantenendo le mani una sull'altra, riesco a bloccare meglio la parete addominale. Perché se mantengo bene la parete addominale e quella lombare, le contraggo, il mio equilibrio è migliore. Ovviamente questi esercizi li farete sia con la gamba destra che con la gamba sinistra. Se volessimo intensificare ancora di più l'esercizio, potremmo partire dalla gamba avanti, questa volta, semplicemente sollevare, posso sollevare anche di qualche millimetro e mantenere 5-10 secondi la posizione di equilibrio. Appoggio e ritorno. Lo facciamo un paio di ripetizioni, quindi gamba avanti, ok, stacco e provo a flettere un po'. Riappoggio e ritorno. Quanti secondi rimango? Mi basta anche un secondo se io non riesco, oppure
per esempio, se ho una persona accanto o semplicemente il muro, le prime volte per esercitarmi potrei poggiare la mano sulla spalla della persona che ho accanto oppure sul muro. Buon allenamento!